poi secondo me andiamo sull'aneddoto. Dai, a quel avete, punto facciamo l'intro. Tu hai l'intro? No, ciao, scusami. Aspetta, dai, ce l'ho, ce l'avete? Tu hai l'intro. Allora, la C1 prima. Sei serio? Non hai preparato l'intro? No, ce l'ho, guarda che è Favil. Questo è Lacci, un podcast di fetici. Io sono Tommaso Naccari. Federico Corona. Niente, partiamo. Nell'intro abbiamo svelato il nome, Lacci, un podcast di fetici, bello, vedo già i manifesti con scritto Lacci, un podcast di fetici. Visto che appunto tu sei la mente, il braccio, praticamente 100% di questo podcast, anzi dai, il 98%, poi l'1% Mattia e l'1% Stone che fa le grafiche, ti chiedo, visto che anche cioè che il nome viene da un'idea tua, perché Lacci? Però prima vorrei che mi dicessi come ti allacci le scarpe tu, perché sono sempre curioso di come si allacciano le scarpe le persone, perché per esempio quelli che fanno il doppio fiocco prima del nodo mi hanno sempre creato un po' di, non lo so, mi hanno sempre spiazzato. Il mostro di Milwaukee probabilmente allacciava le scarpe così. Tu no, quindi? No, io però fatto che non sono capace ad allacciarmi le scarpe, cioè questo vorrei che fosse chiaro, non sono capace né ad allacciarmi le scarpe né a fare nient'altro di pratico, coordinazione testa-mani, zero. Se Mattia per favore puoi fare un po' meno casino mentre parliamo, mi fai un favore, ma un pochino meno, No, appunto, dicevo, coordinazione testa-mani giusto, sì, niente, vedi, anche testa-bocca, nessun tipo di coordinazione che parte dalla testa, però me le allaccio tipo, faccio un fiocco solo e poi ci passo sotto e poi dopo si esce l'altro fiocco. Okay. Un tempo, per sviare un po' questo problema di non saper allacciarmi le scarpe, mettevo i lacci sotto le solette così che poi non uscissero, non si impregnassero le pozzanghere, fallivo ogni volta, si rompeva lo scotch intorno al laccio, ma vabbè, e tenevo la linguetta della scarpa sopra il pantalone. Però questo non era un po' in contrasto con quello che sono sicuro fosse un tuo riferimento, ovvero Paid in Full, della scena di lui in camera da letto che si pulisce le Air Force One e che devono essere bianchissime? No, allora, per me una delle scene tipo culto totale è Do the Right Thing, quando gli prestano la Jordan e lui impazzisce. Il mio problema è che non sono capace di tenere pulite le scarpe, quindi ci provo tipo i primi 3 giorni, me le guardo e dico minchia, guarda come brilla, e poi fine, cioè ci rinuncio. Tu come le allacciavi? Io ero invece più zarro, io le tenevo tutte larghe e poi lasciavo un pezzettino, l'ultimo pezzettino di stringa fuori dall'ultimo buco, facendo un nodino in modo tale che rimanessero sempre fisse. Mi piace che hai usato il passato, vero, più zarro, sei comunque più zarro. Sono zarro ancora adesso? Ma puoi togliere il ragazzo dalla zarria, ma non la zarria dal ragazzo. Vabbè, parlando seriamente, perché Lacci? E comunque hai sviato la domanda all'inizio e torna su di me. Siamo arrivati al nome Lacci un po' partendo dall'idea primordiale che era quella di fetici, nel senso che quando ci siamo messi a un tavolo a parlare di fetici la nostra idea era di non fare un progetto che fosse solo alla scrivania, come spesso ci capitava di fare nelle nostre collaborazioni editoriali, ma che avesse anche una parte di movimento. Infatti il primo articolo che abbiamo fatto siamo andati a vedere la Clivense e poi con il tempo un po' meno di quanto avremmo voluto, però siamo andati in giro a fare delle cose. Parentesi velocissima, la Clivense è in eccellenza adesso. Oh. Non so se lo sai. Sai che non mi ricordo come si chiama il Kevin. In Zer Out, vedi? Consiglio agli scout del calcio dilettantistico, andate a vedere questo ragazzo che l'anno scorso, è vero che era in terza categoria, però era un giocatore interessante, giovane, e che tra l'altro hanno tenuto anche in eccellenza, quindi questo li abbiamo portato anche bene. Ma scusami se ti ho interrotto di nuovo. No, però bello, abbiamo fatto la prima intervista a Kevin in Zer Out della sua carriera. Possiamo dire che è tipo Baudio, l'ho scoperto io. No, appunto, la nostra idea era quella di andare in giro e poi una volta che siamo messi lì a dire forse dovremmo fare un podcast, anche lì ci siamo detti ok, bello lo studio, però vorremmo una parte di movimento. E la prima cosa che ci è venuta in mente è il movimento scarpa, non era assonanza con fetici, e quindi abbiamo preso la parte della scarpa che più suonava simile a fetici. E in questa prima puntata di Lacci parliamo di... Di cosa parliamo? Di Instagram. Glorifichiamo Federico Corona, Mattia Molinari e Stole Stoimenov. No, parliamo di Instamobile insieme, che è un docufilm prodotto da DAZN e da Red Carpet su il Milan delle 3 finali di Champions. Appunto, ne parliamo perché? Un po' perché anche questa è una cosa che abbiamo in testa fin dall'inizio, di
commentare in qualche modo i prodotti culturali che escono legati al calcio. Bello raccontare questo contenuto un po' dall'esterno, perché alla fine io ovviamente vi ho frequentato nel periodo in cui lavoravate a questa roba, però non sono mai entrato nel vivo del lavoro, e un po' dall'interno. Stavo bene insieme è un docufilm che riunisce nel palco di San Siro di notte sei protagonisti della grande epopea vissuta dal Milan dal 2003 al 2007, in cui ha fatto tre finali di Champions, vincendone due e perdendo la finale di Istanbul del 2005. Tra l'altro mi piace la naturalezza con cui hai detto palco di San Siro, come se fosse scontato, cioè lavorato tre mesi e ti sei... Cioè, cazzo, un palco in mezzo. Sì, effettivamente, ma sai che questa cosa mi sono reso conto che poi andando avanti, sbattendoci la testa tutti i giorni, la davo quasi per scontata come se fosse una location normale. E forse Mattia mi odierà per questo, però effettivamente no, è una location speciale. Stimola anche un po', secondo me, quella che è proprio l'emotività dei protagonisti di questo docufilm, che si ritrovano veramente a parlare come se fossero dei vecchi amici, e lo fanno con una naturalezza sinceramente inaspettata, anche perché loro si ritrovano dopo 15 anni e le loro vite sono cambiate, le dinamiche tra loro sono cambiate, anche se molti di loro si sentono ancora, e riescono a ritrovare quella stessa armonia e quella stessa sintonia che avevano quando erano giocatori. Ed è un prodotto che ha preso poi una strada diversa rispetto a quella che era stata pensata in origine, in cui si pensava che sarebbero venuti fuori tanti aneddoti, eccetera. Invece poi, effettivamente, al di là dell'aneddotica e di tutti i giochi che c'erano tra di loro e che vengono fuori molto nel documentario, invece è diventato un prodotto molto intenso, molto emozionante, anche romantico e nostalgico. Ed è divisa in tre atti, che ripercorrono appunto quelle tre stagioni, quindi il sogno, la stagione 2002-2003, l'incubo, che ovviamente è Istanbul, e la rivincita che si prende il Milan nei confronti del Liverpool nel 2007. Ed è interessante, oltre alle dinamiche di cui parlavo prima, perché ogni personaggio su quel palco è un personaggio molto caratterizzato, cioè sembra veramente che siano personaggi usciti dalla penna di uno sceneggiatore, ognuno con un tratto diverso, ognuno con una personalità diversa, che però insieme si incastrano molto bene e creano appunto quella alchimia di cui parlavo prima, e sembra veramente che loro siano ancora in campo. Quindi c'è il centrocampista che deve fare magari un lavoro di rottura, il creativo che è Pirlo, che infatti poi dà il titolo al documentario, perché Pirlo è il più silenzioso su quel palco, però a un certo punto tira questa pennellata e dice: uno dei segreti dei nostri successi è stavamo bene insieme, da lì poi il titolo. E insomma si incastrano tutti questi ruoli che poi confluiscono tutti nella figura di Paolo Maldini, che è un po' l'epitome sia di quel Milan che in generale del milanismo. Infatti la cosa assurda è, uno, appunto quello che dici tu, che dopo 15 anni precisi salgano su quel palco e si ristabiliscano le gerarchie. Altre dinamiche più scherzose, cioè Pirlo e Gattuso continuano a punzecchiarsi, appunto, o comunque Pirlo è quello che punzecchia gli altri. Queste sono cose che nei backstage in generale, al di là del documentario, escono sempre, che alla fine Pirlo era il più scherzoso, anche se il più silenzioso. Cioè, quelle ti sembra di entrare nello spogliatoio. L'altra cosa interessante, secondo me, oltre al fatto che una squadra che gioca sul fattore nostalgico, ma non troppo, nel senso anche appunto come vengono restituite le immagini, non sembra un calcio lontano, anche se poi in parte lo è il fatto che, secondo me, è la glorificazione di un percorso straordinario, che però ha un retrogusto dolce amaro, nel senso è un Milan molto vincente, però un Milan che nelle immagini, quando tu vedi schierati prima del fischio d'inizio, vedi questa squadra e dici: ok, sono gli Avengers. E poi in realtà vai a vedere e hanno comunque vinto 200 e si è fatto tre finali, però hanno vinto un solo scudetto. E quindi secondo me quella cosa lì, un po' di, non dico superpotenza irrealizzata, però quel dolce amaro lì la rende una squadra che, a differenza delle squadre che di solito sono vincenti, non è antipatica, cioè in qualche modo empatizzi con loro. Che è un tratto di vulnerabilità. C'è un tratto di umanità che è molto bello e che secondo me emerge molto anche nei loro racconti. Cioè loro non è che si soffermano molto sui periodi in cui non hanno vinto. Anche la uscita ai quarti col Deportivo, c'è un passaggio, esatto. Ma non si va ad analizzare perché si è perso lì o perché in campionato magari appunto c'è anche quel rischio di esonero Ancelotti, non ci si sofferma troppo, però rimane un po' il sentore di questa cosa qui, e secondo me quella cosa arricchisce un po' questo tipo di racconto. Tra l'altro in quel passaggio in cui appunto loro dicono però
Non pensate che abbiamo vinto poco per la squadra che eravamo? Poi in realtà sfocia subito nello scherzo tra di loro. Nesta gli dice, ti ricordo che diciamo in pullman quando andavamo a Reggio Calabria? E Pirlo risponde, vorrei andarmene a casa. E lo dice appunto scherzando sul fatto che sì, per loro ovviamente era importante anche il campionato, la Serie A, però in Champions League veramente il Milan trovava qualcosa di speciale, che è anche una cosa difficile da analizzare, cioè dal punto di vista analitico, trovare delle ragioni, dei motivi che portavano questa squadra a dare il meglio di sé in quelle notti, non è facile, perché uno dice ok, gli stimoli sono di più, però non è un processo automatico questo, gli stimoli sono di più, allora faccio meglio. E nei personaggi che fanno parte di questo Milan, appunto, al di là dei calciatori, cioè, vabbè, Galliani che restituisce quello che dici tu dell'importanza che dava il club alla propria immagine, tra virgolette, in giro per il mondo. Cioè, ogni amichevole di lusso, loro voglio vincerla. E ma anche Ancelotti, cioè, c'è quel passaggio dell'intervista in cui gli dice per me la Champions è più importante di tutto il resto. Ed è una cosa che poi ha anche di magico. Voglio farti una domanda, andando sul personale. Appunto, com'è stato lavorare? Cioè, quali sono le cose che ti sono piaciute di più di lavorare a questo documentario? Ma è stata proprio quell'incastro fra la leggerezza e il romanticismo, che è un connubio vincente, che mi sono reso conto poi andando avanti nel montaggio che era proprio l'equilibrio giusto, almeno quello che io credevo fosse l'equilibrio giusto per questo tipo di prodotto, e che alla fine, secondo me, per merito di tutti quelli che ci hanno lavorato, è emerso. Cioè hai momenti in cui ridi, in quei momenti in cui ti commuovi, e è sicuramente un prodotto ambizioso, però non, come posso dire, non altisonante, cioè non vuole essere spocchioso. È molto umano. È umano, e alla fine quelle emozioni, cioè, chiunque abbia vissuto quell'epoca, ma anche chi non l'ha vissuta, le riesce a percepire, le riesce a sentire, le riesce a rivivere. E poi ovviamente lavorando con tutto il materiale di repertorio, riaffiorano alla mente tantissime cose, ma anche appunto, come dicevi tu prima, quella squadra stellare. E questo mi ha fatto fare un ragionamento su come sia cambiato proprio anche il senso di bellezza nel tempo legato al calcio, perché oggi noi consideriamo bello, quando guardiamo una squadra o quando consideriamo un club, la proposta di gioco di quella squadra, qual è proprio il progetto sportivo basato più su quello che si vede sul campo in termini però collettivi più che individuali, una coralità, mentre lì a quell'epoca il concetto di bellezza era più dato dall'assimilazione dei singoli. Ed era interessante il contrasto di stili che c'era anche in questa squadra, perché era una squadra che sapeva essere al contempo classica, perché aveva giocatori come Maldini, che rappresentavano proprio l'idea del classicismo, e poi invece giocatori che in qualche modo erano già moderni, erano prodromi di qualcosa, come Nesta, che è stato alla fine uno dei primi difensori a saper trattare il pallone e giocare con i piedi. Quindi anche questo contrasto è interessante. E poi Kakà che lo citano proprio nel documentario, sì, come calciatore del futuro. Sì, sì. C'è anche lo Ancelotti e Berlusconi che parlano, raccontato da Ancelotti, che gli dice per me Kakà è un attaccante. E assolutamente è stato dirompente. Non so se è stato come Holland in un certo senso per il calcio di oggi, perché l'impatto di Holland è veramente deflagrante, proprio è veramente un game changer a tutti gli effetti, mentre comunque Kakà non lo era. Però quel tipo di giocatore offensivo che si muoveva nella tre quarti con quel tipo di passo e con quel tipo di gamba era qualcosa che si vedeva veramente poco, e infatti è stato accolto come un alieno. Uno quello, se tu pensi che poi ha in qualche modo favorito l'uscita di scena di Rui Costa, cioè non è così scontato, nel senso vuol dire che non sei un giocatore così appunto scontato. Poi appunto al cinema, che ringrazio i ragazzi che mi hanno invitato all'anteprima, che onore, e eravamo vicino a Stole e ci sono due gol di Kakà e sembra di, non lo so, di vedere veramente un altro sport, cioè la facilità con cui se ne va. Tu pensa che appunto questa cosa qua di essere finito in prima fila mi ha messo vicino ad Ambrosini. Ed è stato divertente perché un punto un po' volevo vedere come se la vivesse lui, e in realtà l'ha vissuto quasi in religioso silenzio tutto il documentario. E poi a un certo punto arriva Maldini che dice parliamo di Kakà, e lui si è come agitato, e ogni volta che entrava, cioè, si vedevano delle azioni di gioco di Kakà, lui parlava con sua moglie e diceva guarda come gioca questo, guarda che giocata ha fatto, e quello ti restituisce proprio lo stupore anche di qualcuno che l'ha visto tutti i giorni, che figura 15 anni dopo. Cioè
Visto ieri sera al cinema, stavamo bene insieme. Prodotto straordinario su un gruppo straordinariamente immortale. L'unica pecca è che esci da quell'ora e mezza di emozioni pure, vorresti solo tornare a quegli anni. Vorresti quello, solo quello. Grazie a tutti. Il tono è sempre un po' questo, no? Dei messaggi. Sì, sì, sempre. E invece è giusto non tornarci in quegli anni. Senti che ti dico io. No, adesso io sono uno di quelli che è giusto apprezzare il passato senza volerci per forza di cose tornare. Posso tenere gli occhiali poi per la chiacchierata? Assolutamente, per fare questo. Io dalle 8 fino alle 10 di mattina ho proprio un problema di gravità. Buongiorno. Buongiorno, Massimo Brosini. Microfoniamo. Mi ha fatto svegliare presto. Io mi sveglio sempre alle 7. Lacci, un podcast di fetici, parte 1. Posso dire una cosa? Io darei valore anche alle scelte d'abbigliamento di Massimo Brosini. Perché Massimo Brosini, dal primo incontro che abbiamo fatto, adesso magari ripercorriamo insieme questo viaggio che ci ha portato fino ad arrivare al cinema e su DAZN, che stavamo bene insieme, ha sempre scelto un capo d'abbigliamento superiore, bianco. E se ci pensi, qual è il colore che scaramanticamente il Milan, se poteva, sceglieva nelle finali di Champions League? Proprio il bianco. O questi ti vengono così? O questi sono un po' lampidi, non voglio sottostimare. Perché la maglietta l'ho messa bianca apposta, giuro che l'ho messa bianca apposta. Ma tu preferivi la maglietta bianca o la maglietta rossonera? Rossonera. Cioè come esteticamente rossonera è più bella. Sì. Beh, perché sei anche pallidino, quindi il bianco un po' più. Quella del 2003? No, ma sai che le finali le abbiamo giocate tutte tutte in bianco, sì sì. E anche le notti successive, per un motivo o per l'altro. E anche la pasta del giorno dopo. A proposito, chi è che a un certo punto nel documentario uno si parla delle vostre feste, a un certo punto Nesta dice gente in uno stato e guarda qualcuno. Allora, dimmelo te, chi secondo te non allora, mi sembrava stesse guardando Pirlo. Anche se questo effettivamente, non lo so, potrebbe essere un po' curioso, però neanche troppo. No, Andrea si lascia andare. Quello che invece rimaneva sempre preciso è Paolo, anche se con un paio di poker room andava. E non reggeva? No, no, sì, sì. No, Paolo reggeva. Ah, tu hai detto con un paio di poker room no, andava? No, beh, perché se, Marco, se tu bevi, cioè, non sei abituato tanto a... Certo. Vabbè, anche te che sei... Io a 11. Non è tempi migliori. No, anche Sandro penso di non averlo mai visto in stato alterato. Pippo, non parliamo nemmeno. Rino sì. Io. Ma Pippo non beveva neanche una birretta? Zero. Cioè gli altri due secondo me Sandro è per scelta quasi volontà di non lasciarsi andare. E Rino diventava fisico quando beveva, ti toccava. Anche non fisico. No, Rino ti menava. A Rino capitava che come a Milanello faceva volare forchettate in testa a quelli che lo prendevano in giro. No, ieri ho giocato paddle con Oddo e ha raccontato questa cosa di Gattuso. Della forchettata o...? Sì, ma dice perché lui aveva preso una pallina di gelato il giorno prima di una partita di Coppa, non è neanche troppo importante. E questo cosa fai? Non si mangia il gelato? Gli ha tirato una forchettata. No, le forchettate, lui, quello sì, le forchettate lui le tirava. Cioè, la storia di Chiarino portava il pesce a Milanello. Cioè, Rino aveva la sua attività extracalcistica, aveva una pescheria. Ed era riuscito a fare un contratto di fornitura del pesce per Milanello. Quindi tutto il pesce che passava per Milanello arrivava da Rino. Quindi le scene erano sempre quelle. Quando arrivava il pesce sulla tavola, uno dal tavolo lontano diceva «Oddio, questo pesce c'è qualcosa che non è buonissimo». E mi salzava con la forchettata e andava a infilzarlo. Compirlo a... Andrea, poi il problema è che Andrea era al tavolo suo, quindi era più facile. Massimo... Suo? No. Noi avevamo i tavoli fissi, cioè il tavolo che... del quello suo, lì... non che proprio era da solo al tavolo, tipo il matrimonio, no. Gli sposi. No, il tavolo suo in senso, il tavolo nostro. Cioè, Paolo Maldini con chi era al tavolo? Paolo era... Beh, poi si cambiava, perché alla fine... Diciamo, noi siamo quelli... Cioè il tavolo nostro, che era io, Rino, era più o meno quelli, poi c'era Abbiati, Brocchi, e eravamo sempre noi, perché alla fine siamo rimasti lì. Mentre Paolo era con Billy, fisso, e poi giravano, di solito c'erano i... grandi giocatori, Sedorf era lì, poi c'erano due tavoli un po'... Cacà quando arrivava? Cacà era lì, sa. No, Cacà era il tavolo dei brasiliani.
Dida, Cafu. Chi è quello che stava meno attento al cibo? Che proprio, non dico che se ne fregasse, ma non era irreprensibile quella dieta. No, ti dico che quello che secondo me è stato più fortunato nella gestione del fisico è stato Paolo, paradossalmente. Nel senso, quello che aveva meno problemi se sgarrava. Perché Paolo, pensa che Paolo beveva tanta Coca-Cola. Tu mi diresti, ma perché Coca-Cola è nemica dell'atleta. Però lui aveva un metabolismo, tuttora ce l'ha, se lo vedete. Anche è tu. Così. Però io vado a correre, Paolo adesso non fa niente. Gioca a tennis. Ma sai che non ho mai sentito un aneddoto su Stan? Cioè, mi è venuto in mente adesso che avrei chiesto dove stava a tavola Stan. Ah, quella di Stan e Rino, non sai, che era sempre... Non che si stuzzicava, ma infatti no, si stuzzicava sempre, te sei grosso quando pigliava. Una volta Stacca la prendeva sempre a ridere, l'ha presa a ridere anche quella volta lì, ma praticamente sai che c'è la famosa cesta dei vestiti con cui tu hai fatto allenamento, che arrivi nello spogliatoio e butti in questa cesta, quindi è il classico cestone. E una volta scherzando con Stan, tu sei grosso, perché Stan era realmente grosso, ha preso Rino... così, l'ha buttato nella cesta e adesso mi ha rotto i coglioni, ha preso la cesta e se l'è portato via dentro la cesta. Era un gigante buono comunque. Molto buono. Silenzioso però. Molto. Mm. Molto. Ancora però più inquietante. Però era inquietante in alcune situazioni, perché quando era nervoso, essendo diciamo, un personaggio che è non misterioso, perché non faceva trasparire tanto. Un po' orso. No, quando si alterava, avevi anche un po' la paura di quello che potesse fare. Anche Dida era silenzioso, o soltanto con la stampa, perché... No, era molto, sì, molto. Poi rispetto agli altri, perché il brasiliano non è così. È un brasiliano un po' atipico. Noi abbiamo beccato i due di brasiliani atipici, anche Cacara, molto atipico. Beh, anche come estrazione, cioè arrivava da un mondo completamente diverso rispetto ai Serginio e Cafu, no? Aveva anche Sì, però c'è sempre questa vena... un po' scanzonata ai brasiliani, un po' che galleggiano sempre su questa... Allegria. Allegria, c'è sempre un po'. Invidia in Cacara, un po'. Anche Rivaldo era molto... Anzi, forse quello più anomalo, forse era Rivaldo. Che passa timidezza. Quasi sotto traccia, sì. Anche in quell'anno lì. Cioè, era Rivaldo. Questa cosa è incredibile per dire di quanto quel Milan era stellare. Cioè, si ricorda poco di Rivaldo. Si aggiunge... Sì, è vero, quello è vero. Dal punto di vista calcistico è inciso meno, quello bisogna dire, insomma, uno si ricorda di meno. Però è arrivato, insomma, uno che era la stella del Barcellona. Sì, però in quel tempo era quasi normale, era diventato quasi la normalità che si aggiungesse, non dico ogni anno, ma si aggiungesse un pezzo forte. Sceva come si inseriva in quello stare bene insieme? Perché un po' ne parlate, soprattutto del rapporto con Inzaghi... Pasceva è stato uno dei personaggi più competitivi che abbia mai conosciuto. Era un animale da competizione, ma poi la partita è l'emblema, cioè la volontà di vincere una partita è l'emblema, ma lui aveva una volontà infantile anche di andare a vincere le sfide, le partite in allenamento. E questo lo pigliavamo per il culo, lui non si rendeva conto che lo pigliavamo per il culo. Però era, cioè noi facciamo il famoso Milan Lab, ricordate il Milan Lab, certo. Famoso Milan Lab. Milan Lab, facendolo breve, si trattava semplicemente di una serie di test che venivano fatti a cadenza mensile per valutare il tuo stato fisico. E ogni prova di questo Milan Lab, che erano 5 prove fisiche, molto semplici, dovevano essere ripetute ognuna 3 volte, ok? Era quella la regola. Lui invece, se non otteneva, pensava di non aver fatto la sua massima performance, nella prova specifica richiedeva costantemente di fare la quarta e la quinta prova. E quindi noi, quando c'era il preparatore atletico, fa oggi cosa facciamo? Le solite 7-8 prove, non bastano 3. E in cosa eccelleva lui? No, lui in queste prove qui? Lui, in tutte tranne una, e lì diventava matto, che era una prova di agilità. Era semplicemente di fare dei cambi di direzione. Perché non era rapido, non era un giocatore rapido. Cioè non aveva quella rapidità del breve, no, non era lento, ma non aveva quella rapidità nel breve, cioè era più elusivo, era più elusivo. Sì, no, la sua caratteristica principale era l'elasticità, cioè aveva una muscolatura elastica, quindi gli permetteva di ondeggiare, il gol che fa nel derby. Sì.
Però test di velocità, Serginio Kakà, Sheva, Sheva arriva terzo. Sheva arriva terzo. Tanto non te lo aspetti che Sheva abbia questo tipo di competitività o no? Cioè sembrano che ha un, cioè, ha un carisma lieve, non so se... Cioè si vede che ha il fuoco, però... È un figlio di Lobanowski. Sì. Sì, infatti lì lavorava. È uno di quelli che traeva proprio piacere dalla fatica. Io mi sono interrogato sul fatto che voi vi siete ritrovati dopo 15 anni, perché era il 2007 l'ultimo anno, su un palco a parlare della vostra memoria condivisa. E io non penso, poi magari mi sbaglio, che in tutti questi anni che sono passati voi vi siate ritrovati più volte a parlare di quegli anni. Quindi è anche, non so, è stato anche un momento importante per voi, cioè quello stare bene insieme rievocato dopo così tanto tempo. Allora, è chiaro che in 15 anni ci si è rivisti. È chiaro, ci sono state soprattutto io con Rino e con Andrea Pirlo, ci siamo visti qualche volta a cena. E infatti durante una di queste cene io a loro due avevo iniziato a parlare di questa cosa, ed era addirittura prima di Natale di quest'anno. E, però sai, in quelle cene non parli, cioè non riparli, di sfuggita parli di noi, parli un po' più di cazzeggio. Esatto, per questo. Quindi è stato anche sorprendente, anche nello sviluppo del film. Il primo prodotto di questo tipo che facciamo, al quale personalmente lavoro, però mi dicono che spesso il titolo, l'indirizzo, a meno che non sia una cosa scritta, sceneggiata parola per parola prima, ti accorgi anche strada facendo, no? Di che direzione certo. Sta prendendo. Pensavamo, ipotizzavamo all'inizio di poterlo chiamare Le migliori notti della nostra vita, no? Era la colonna sonora un po' di Gagliani, parafrasando Renato Zero, che dava e che accompagnava quei trionfi. Poi quando escono quelle parole lì, qual è il nostro segreto? Stavamo bene insieme, è stato subito evidente che fosse proprio la sintesi di quello che si era dichiarato in mezzo a San Siro quella sera. Chi vi ha sorpreso di più sul palco? Perché personalmente io sono rimasto molto colpito da Gattuso. Cioè, la memoria storica di Gattuso era forse quello che più di tutti si ricordava i dettagli di quegli anni. Questa cosa mi ha fatto pensare che quell'abnegazione che lui metteva e che ha messo per diventare il giocatore che è diventato, con i mezzi tecnici modesti che aveva, poi in realtà è migliorato molto anche con i piedi poi negli anni, lui aveva altre caratteristiche, però insomma ci ha dovuto mettere tanto di suo, tanta concentrazione per diventare poi il giocatore che è stato. E questo tipo di approccio l'ho ritrovato su quel palco, in quella memoria storica così puntigliosa e così precisa. Ma secondo me Rino... Cioè, quello che mi ha sorpreso di più. Allora, su Rino ti dico che Rino è figlio di un'ossessione che lui ha nell'interpretare la sua professione. Cioè, Rino è quello che nell'intervallo di Manchester, rivolto all'altro, dice: poi non ti chiedo più niente, per favore fammi vincere questa coppa. Quando è stata 3-0. Cioè lui è quello, e diciamo quello che mi incuteva più timore a me nella realizzazione di questa cosa è che la memoria che Rino ha mostrato di avere, io con voi, vi ho sempre detto, ne ho di meno. Quindi anche lui mi ha... Comunque di tempo ne è passato, non è facile ricordarsi. No, però lui si ricorda, anche Andrea Pirlo, ma anche Paolo ho scoperto avere una memoria grossa. Però quello che a me ha stupito più di tutti... Diciamolo al 3. Uno, due, tre. Inzaghi. Perché ha interpretato... Cioè, allora... Quello è un lato di lui però che tu conoscevi, no? No, quando tu fai una cosa del genere e quando siccome sei davanti alla telecamera, la cosa un po' complicata è gestire il lato tuo e il lato pubblico che ognuno di noi può avere. Secondo me lui è sempre stato così, però magari è emerso realmente per quello che lui è. E secondo me la sua naturalità, la sua spontaneità ha dato anche qualcosa in più, gli ha dato quel... Secondo me Inzaghi era quello che ti aspettavi che facesse Gattuso, cioè l'ironia, la battuta, la gag, sì, alzarsi in piedi, raccontare l'infortunio, cioè l'autoironia che ha dimostrato di avere Filippo Inzaghi quella sera. Tu parlavi dell'ossessione di Gattuso nei confronti della sua ossessione, o quella che tutti noi immaginavamo fosse la sua ossessione, per il gol, per il lavoro, per vincere, per segnare più anche del compagno oltre che dell'avversario. Lì viene fuori in chiave molto autoironica, perché ride del suo rapporto con Shevchenko, ride della sofferenza che nasce da quel sondaggio della Gazzetta prima della finale di Atene, chi deve giocare, Inzaghi, Gilardino, voi lo punzecchiate e lui sta al gioco. E io mi aspettavo, vedendolo da fuori, che
lo perculate, lo prendete in giro per quella cosa, mi immaginavo un Inzaghi un po' più permaloso che se la prendesse, invece come cavalcava quella cosa lì, per me dice lode Inzaghi quella sera. Quello su cui io invece sapevo, quando abbiamo iniziato a parlare di questa cosa, quindi di chi avrei voluto al mio fianco... Avrei voluto chiedere, infatti. Io avevo messo, forse al primo posto, uno che aveva parlato molto poco durante la sua carriera, ma che secondo me aveva tanto da dire, ed era Sandro Nesta. Effettivamente è lui il primo che parte col primo concetto, sì. Serio, cioè da pronti via, dice, questa è una società che ti richiedeva tanto. Bello. E il valore in più legato a Nesta è che veramente quello che dicevi tu, immagino in relazione al cambiamento, che quasi la sua voce non la conoscevamo. Cioè io non mi ricordo interviste di Nesta. Sì. E il fatto che si raccontasse così e uscisse una parte che era meno conosciuta proprio per questo difetto di comunicazione. Anche nel video di repertorio della sua presentazione, quando arriva al Milan, è proprio scarno sì, le cose sì, che sì. Dice, non vi aspettate Ronaldinho, sono qua per difendere. Cioè, molto pratico, preciso, conciso, fine. E invece lì, si cambia poi negli anni, no? Cioè, è questo anche il bello. Cioè, voi vi siete comunque ritrovati a parlare evoluti. Di una... Evoluti, vi siete ritrovati però a parlare... Di voi da giovani. Tra l'altro mi incuriosisce sempre questa cosa dei calciatori, di quando rivedono le immagini di se stessi tipo di 15-20 anni prima. Cioè cosa... Cioè al di là della, non so, un po' di nostalgia, un po' di emozione, cosa, sì, cosa bravo. Scatta? L'emozione è scontato, dirti l'emozione. Ma c'è anche da dire una cosa, che quando tu giochi realmente alcune volte non hai la percezione della faccenda. Quando noi poi ho registrato gli speech che avevamo preparato e non c'erano immagini ma c'erano ricordi, io mi sono commosso da solo in una stanzetta a rifarlo, quindi... E lì c'è stato il zampino. Opera di Marco. Ma secondo me questo senso di malinconia di cui parlate è una cosa che riguarda anche chi va al cinema, al di là della fede, del senso d'appartenenza, come in tutti i lavori che ti riportano indietro nel tempo. È ovvio che tu vai ad associare un determinato periodo storico, dei ricordi, certo, della tua giovinezza, della tua infanzia. E i primi feedback che stiamo avendo di gente che si commuove, non si commuove soltanto il tifoso milanista perché rivede la coppa alzata al cielo, si commuove perché si ricorda della trasferta, degli anni dell'università. A questo proposito, secondo me il segreto, cito Pirlo, il segreto è, stavamo bene insieme, ma che questa grande epopea si incastra proprio in un periodo storico perfetto, perché non è né troppo lontano né troppo vicino. Cioè, alla fine stiamo parlando di 20 anni fa, è stato secondo me l'ultimo grande ciclo prima della digitalizzazione, in generale della società, ma anche dello sport, quindi dell'accessibilità a tutto, eccetera. È stata l'ultima grande epopea, perché già nel Barcellona di Guardiola avevamo gli smartphone, eccetera. Quindi, cioè, incastonarlo in quel preciso momento storico, in qualche modo, cioè, scatena emozioni diverse. Già se fosse stato, non so, più indietro, all'inizio degli anni 90, alla fine degli anni 80, sì, magari ti commuoveva, eccetera, però... Non lo so, cioè lo senti vicino ma allo stesso tempo lo senti lontano. I Maldini sul Pullman nel 2007, io non me lo ricordavo con Ancelotti, tutti quanti a fare adesso il Pullman. Con il cellulare proprio preistorico. Sì, la cabina telefonica. Aggiungo che la figura di Paolo è quella che, anche nello svolgimento del documentario, è quella che fa un po' traccia la linea, mm-hmm. No? La sensazione era quella, cioè che lui comunque avesse... Abbia fatto il capitano che è ancora anche lì. Il capitano. Abbia fatto il capitano anche lì, sì. E sia condizionante nella modalità in cui ti rapporti a tutto. E quindi quello l'abbiamo percepito anche durante la registrazione. Insomma, che ti immagini che senza di lui la chiave sarebbe lo stile, il tipo di chiacchierata sarebbe stato diverso? Cioè sarebbe magari dato in vacca più facilmente, lui ogni tanto riportava un po'... Sì, probabilmente sì. Probabilmente sì, però tornando a quello che abbiamo detto all'inizio... diciamo la sua presenza e la sua memoria e quello che ha detto lui, secondo me ha reso questa cosa qui quella che era e ha permesso anche agli altri di andare in quella direzione. Paolo è servito enormemente a noi tutti, da tutti i punti di vista, non ultimo nella realizzazione del film, però noi siamo serviti tanto anche lui per dargli un qualcosa che lui ha dentro, c'è questa sua anche leggerezza, non so se è la parola giusta, però questo suo aspetto un po' più giovanile, più umano, forse non è la parola giusta, però alla fine lui si diverte, gli piace, ce n'è uno
che però il Milan precedente, quello di cui ho iniziato a far parte, è quello in cui io ero entrato, perché io arrivo al Milan nel 95 quando c'erano dei monumenti lì che giravano, c'era questa sensazione di grossa, di enorme professionalità, ma non c'era quella goliardia e quell'ambiente anche un po' da caserma che noi abbiamo contribuito a portare. E ti dico che noi siamo serviti a lui anche perché lui, e molte volte ce l'ha confessato, di quanto lui sia stato, per quanto sia stato bello per lui relazionarsi anche con ragazzi diversi rispetto a quelli con cui lui era abituato a condividere un spogliatoio. Cioè tutta quell'aura di solennità è come se fosse un po' smacchiata. A me ne ha beneficiato anche un'altra chiave, perché dopo un'ora e mezza di docufilm si rafforza l'idea, la consapevolezza di quello che lui sta facendo probabilmente insieme a tutto il resto della dirigenza nel Milan di oggi. Portando questo discorso all'attualità, se tu ascolti certi discorsi, ragionamenti su atteggiamenti, valori, principi, comportamenti, rapporti all'interno di quel gruppo, e adesso magari cerchi di ritrovare nel Milan di adesso, il collante è lui. Quindi ti viene da pensare che quel modello lui abbia cercato di portarlo pur con caratteristiche e giocatori differenti anche in questo Milan. Sì, sì, poi anche il ruolo poi è diverso però, eh. Cioè la sua difficoltà secondo me è interpretare questa cosa qui in una chiave diversa. Però sì, tu consideri che lui comunque ha avuto dei maestri, da Franco anche prima, insomma lui ha vissuto anche Billy, chiaramente Billy è stata un'altra colonna su cui noi ci siamo appoggiati ripetutamente in quegli anni lì, quindi lui aveva già un insegnamento che lui poi ha elaborato a modo suo, da giocatore e ora da dirigente. E quando tu porti la coppa poi sul palco, lui ti dice: questa è quella con cui hai dormito quella volta. Quale volta? Tutte e due le volte. Io non lo so questo. Io l'ho presa, l'ho portata a Pesaro, perché io l'ho portata rubata. Ma lì come funziona? Scuola di ladri. Sì, cioè, ma lì come funziona? Cioè, chi è che vi contendete la coppa? No, a parte che l'unico che aveva questa idea qua sono stato io, non è che gliel'hanno chiesto in tanti. Ci sono state 15 coppie e ha detto sì, Ambro, l'hotel originale, quello ha detto anche no, Brocchio. No, era tutti quello che l'ho preso. E avevo questo sogno di portarla nel campetto dove avevo iniziato a giocare, farla vedere e farla portare ai miei amici storici. E lì ho avuto, te lo giuro, una cosa un po' strana. Cioè quando sei giocatore dai un valore all'oggetto in sé, ma proprio all'oggetto, è diverso rispetto a quello che ha la gente. E quindi, cioè per te, diciamo, la coppa, per me, ma penso anche per gli altri, è il raggiungimento di un obiettivo. Cioè lo vedi quasi come la ciliegina, cioè lo vedi, ma la gente quando la vede, la tocca, ha una percezione dell'oggetto in sé, gli dà un valore mistico quasi. Quindi quando io porto la coppa ai miei amici, la tiro fuori, è come se avessi tirato fuori il Santo Graal e vedi nella gente la sensazione di aver visto, di vedere qualcosa di veramente di ultraterreno. Hai paura che te la potessero? No. Beh, sì, io sarei terrorizzato, un oggetto di quel valore lì, no? Sei fermo all'autogrill, arriva uno. Non è che vado in giro a prendere un camogli con la Champions dal balcone. Ti mette dentro una rustichella. Non so dove. La borsa l'ho portata io. Ah, tu camogli, quindi prendi l'autogrill. Io prendevo il camogli. Sei a camogli. Finito. Dipende dove sono. Se sono a Renzano, prendo un Renzano. Posso fare un caffè? Cosa vuoi sapere, D'Ancelotti? Ciao Lele. Chi lo vuole il primo? Ah, a proposito, lo sai che Dome qua del chiosco delle scuole di calcio ti ha fatto il panino? Sì, me l'ha detto. C'ho la foto. Ma quello perché mio figlio è andato lì, gli rompeva le scatole. Sai che qua c'è il chiosco delle scuole di calcio? Ci sono panini per ogni giocatore. Ah, cioè, panini speciali. Davanti al tribunale, no? No, questo qua. Proprio qua, 100 euro. Questo è il panino di Ambro. Cosa c'è dentro? Ingredienti. Allora, ingredienti, fegato, cioè, fegato, forse, già, vabbè, mi dia un forse è l'unico panino che ha il fegato, pomodori, rucola, scamorza e funghi. Mamma mia. Una roba...
fa cagare. Fa veramente cagare. Ma a te manca più giocare quelle partite o vivere, vivere lo spogliatoio, vivere quei momenti con i tuoi ex compagni? Cioè, quando finisci di giocare a calcio e senti che ti manca qualcosa, è più il brivido dei 90 minuti o la vita del, del ritiro? Allora, i miei compagni dicono nel film che loro stavano bene in ritiro. Io ci stavo un po' meno bene di loro. Quindi a me quello che non manca è l'idea di stare lì. A me, ok? Mi manca moltissimo tutto quello che succede negli spogliatoi, mi manca moltissimo il divertimento che provavo durante gli allenamenti, la gioia di andarsi a divertire. Ma mi manca tremendamente quell'emozione lì. L'adrenalina. Forse è anche per questo motivo che tu eri l'unico su quel palco che comunque non è dentro il mondo del calcio, ma hai deciso di prendere un'altra strada. E cioè, com'è stato anche per te porti sia come ex compagno, sia come, diciamo, quello che teneva le file, mediatore, eccetera? Cioè, non è stato, infatti immagino sia stato semplice. Poi, passare dall'altra parte è un termine brutto, però è indubbio che già normalmente, diciamo, da loro puoi essere visto non in maniera diversa e sbagliato, perché il rapporto va oltre qualunque cosa uno decida di fare. Però è chiaro che tu scegli una strada diversa. E quando poi ti metti in una condizione di mostrare, cioè entri in un contesto in cui sei quella cosa lì, cioè sei quella cosa diversa rispetto a loro, e coniugare quello è stato il motivo, il più grosso motivo di gestione emotiva che ho avuto anche nel realizzare questa cosa. Non è personalmente, mi ha tolto energie, per quanto tu abbia un rapporto di un certo tipo devi anche avere l'obiettivo che loro magari avevano in maniera diversa di ottenere un risultato. Però sei soddisfatto? No, sono molto soddisfatto. Io sono tendenzialmente una persona irrequieta e difficilmente che si accontenta. Mi sapete bene anche qua. È stato complicato gestire il post, registrazione e tutto il resto. Vi ringrazio perché avete anche gestito le mie perplessità. Però è stato forte perché siamo stati a quel tavolo lì, qui, ma a quel tavolo lì a lungo, no? Prima di registrare, ci immaginavamo delle cose che potessero uscire, ci immaginavamo come Ambro potesse tirarle fuori, no? Cioè, avevamo già idea che il primo blocco potesse partire da rigore sbagliato da Inzaghi a Torino. E in maniera del tutto naturale, dopo 3 minuti di conversazione, Gattuso dice: sì, certo, però tutto parte da quel rigore sbagliato da Inzaghi. Cioè, tutte queste cose qui che noi avevamo in testa, che lui aveva in testa, sono uscite in maniera poi quasi automatica, come se non potessero non far parte di quel racconto. Sì, la difficoltà del tutto, poi magari è che quando fai un prodotto del genere, la tensione nasce anche dalla consapevolezza di non avere una seconda possibilità, perché lì non c'era neanche mezza seconda, c'era quelle 2 ore, perché è giusto anche che la gente sappia quali erano i limiti temporali che c'erano lì dentro, proprio i limiti temporali di sfruttamento. Va bene, allora, siccome abbiamo qui il re dei quiz, è riduttivo, però questa volta passamelo. Questa volta sarei tu a ricevere un quiz insieme ad Ambro. Cioè, siamo facciamo rivali? Siete rivali. 3 domande a testa. Possono avere le risposte prima? O no, fai le domande. Se vuoi puoi fartele passare. Sì. Da così a così. Peggio di scena. Poi sentendo post-produzione ovviamente sì, facciamo. Sì, poi avrà tutto in posta. Hanno cambiato la postura. Sì, pazzesco. Cioè. Ragazzi, cosa volete scommettere? Cosa volete scommettere? Una cena da innocenti evasioni. Innocenti evasioni. In cui che volevamo invitarvi a mangiare lì. Io una la Coppa allora, dei Campioni, chi perde, che non no, ha mai riconsegnato. Ce l'ho. Chi perde va a mangiare il panino Ambrosini al chiosco. Sì, bella, bravo. Però senza la scamorza, senza solo fegato. Solo fegato. Va bene, partiamo. Chi vuole iniziare? Prego. Allora, Ambro,
Maldini racconta che al risveglio dell'operazione al setto nasale avuta prima del derby di Champions del 2003, ha trovato lì Braida e Galliani che gli tenevano la mano. Okay. Ma chi è stato il giocatore a rompere il setto nasale di Maldini? No, Ibra due stato... settimane. Aspetta, ci sono le opzioni. Ci sono le opzioni. Multiple choice. A rompere il naso di Maldini un paio di settimane prima. Opzione A, Zebina. Opzione B, Hübner. C, Christian Bieri. Io ti dico, con Ibra no, quindi avrei cannato clamorosamente. È stato Zebina. No. No, perché poi lui lo dice che sono fastidioso. Scusa, scodillo tu, rispondi tu, sei tu il conduttore. Christian Bieri, con una gomitata. Perché lui lo dice nel derby giocato prima. Buono il fegato. Cavolo, io pensavo di agevolarti con questa domanda, perché pensavo te lo ricordassi, adesso ce n'è una facile lui, però vabbè. Ah, ma guarda che sono più difficili quelle. Marco, nel mondo dei quiz, te lo dico per esperienza personale. Ho condotto il primo quiz sportivo della storia della televisione. Però non mi aspettavo mettessi le mani avanti, visto che sei un professionista in questo modo, non me l'aspettavo. Allora, quali sono le parole esatte pronunciate da Piccinini dopo il gol di Thomasson con l'Ajax nei quarti di finale del 2003? A. Rete, 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 Inzaghi e il Milan ripassa il vantaggio. Rete, 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 Inzaghi all'ultimo respiro. Rete, 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 Inzaghi, pallonetto incredibile. B. All'ultimo respiro. No, scusami. Ah! No, là. Sicuramente... Abbiamo il giudice, Lele Corazzi può farci da giudice. Dice all'ultimo respiro a un certo punto. Rete, 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 Inzaghi, all'ultimo respiro. No. Hai detto B. È A. È A. Quindi, 0-0. Okay. Andiamo avanti. Chi sbaglia i rigori della semifinale 2007 fra Chelsea e Liverpool, che poi vi consente di avere la rivincita con Liverpool? Joe Cole e Robben. Lampard e Kalou. Robben e Jeremy. Questa non la so neanch'io. È molto difficile. Anche se... A, Joe Cole. No, più la B, perché Kalou secondo me... No, dico la C. Vabbè, 0-0. Robben e Jeremy, 0-0. Vabbè, Marco. Sembra la finale di Manchester. Questa non puoi sbagliarla. Okay. Questa proprio non la puoi sbagliare. Beh, così però. Mi sembra che quelle pare. Sì, ti metto un po' di pressione. Quanti gol segna Kakà nella stagione 2006-2007, quella in cui è un'ira di Dio? Champions 10. In totale. In stagione. Ero così, primo banco. Ah, oh, non lo sapevi? In stagione. Scusa. 13, 16, 18. 2006-2007, in stagione. Se ne fa 10 in Champions, ne farà almeno 8 in campionato. Ma come fai a definirla facile? Scusami, una domanda del genere. Sono numeri. Cioè, non c'è niente di calcistico, di profondo. Sì, veramente. 18, sì. Giusto. Corretto. 1-0. Chi è il primo giocatore che abbracci dopo il tuo gol in semifinale nel 2005 con il PSV? Calazze, Pirlo o Kakà? No, Kakà ha fatto lui il cross. Ha avuto i dubbi di Kakà. Giusto. Kakà, in ginocchio. Tanto l'avrei detto anch'io. Perché cross... sapevi, ovviamente. Vabbè, cross di Kakà, immagino che... 1-1. Quindi ok, per vincere. E se non questa... la sa lui, posso rispondere io via. Posso tenere il telefonino... Okay. Ah, giusto, facciamo così. Quindi se Marco sbaglia... E rispondo io, vinto io. Risponde Massi e vince Massi. Vai. Perché ti hai il telefono? Google. Questa non la trovi neanche su Google, okay. Questa. Quante volte Sheva guarda l'arbitro prima di calciare il rigore a Manchester? Ed è risposta aperta. Io lo so. Io direi 3, però volevo leggervi il... Io dico 4. 3. E la risposta giusta è 4. Vince Massi. E quindi Marco ti toccherà mangiare un Ambrosini.
Cioè, ecco, anche il cane ti fa. Va bene, grazie ragazzi. Yes. Ti ho visto mega tuo agio a fare i quiz. Questo poi porteremo avanti allora un quiz a parte di. Marco me la farà, pagare questa. Secondo me arriverà la vendetta. No, beh, molto bello, ci sono un sacco di cose interessanti. Mi spiace. Ma sì, tutto dentro. Ci sono un sacco di cose interessanti. Mi spiace che non vi abbia fatto lanciare l'RVM, sia partito così. Diciamo, la teniamo per la prossima. Grazie. No, a parte gli scherzi, sono un sacco di cose che non mi immaginavo e che sono uscite così. La prima che mi viene in mente è, tu l'avresti mai detto che Sheva è fosse così competitivo? Cioè, non so, tu l'avevi impaccato. No, infatti quella cosa mi ha sorpreso. Cioè, mi ha sorpreso fino a un certo punto, nel senso che sì, immaginavo fosse competitivo perché per essere un giocatore, per arrivare a essere un giocatore di quel livello devi per forza essere competitivo. Però non me lo immaginavo così ossessivo, cioè non me lo immaginavo un giocatore che si logorava e che proprio soffriva per la competizione. E questo è molto interessante e forse non me lo immaginavo così banalmente perché l'immagine che ti arriva di Sheva è un po' anche quella... non so, fanciullesca, certo. Anche se in realtà non era così, però forse i tratti del volto, questo suo modo di giocare. Appunto, come se lo coccola Berlusconi, come lo fa arrivare, come lotta per non venderlo al Chelsea, infatti poi arriva al Chelsea anni dopo, cioè anche la sorta di protezione, se vogliamo, che giustamente quel tipo di presidente aveva per i propri campioni, ovviamente, come dici tu, te lo restituisce come competitivo, però gli mette anche una... Sì, e me lo immaginavo silenzioso come giocatore. Anche cioè, io tantissimo. Me lo immaginavo il classico che durante gli allenamenti fa delle cose sensazionali, però sempre in silenzio, che, senza far trasparire tutte le sue emozioni. Sì. Cioè, il bello dei racconti dall'interno, tra cui, per esempio, quello... A proposito dei giocatori silenziosi. Quello su Stam, molto divertente, perché effettivamente, cioè, averlo come compagno... Quello più prevedibile, però, come racconto. Quello più prevedibile, decisamente. L'hai trovato un prodotto diverso dagli altri? Sì, è quello che ti stavo dicendo, appunto, c'è cioè questa parte classica qua di intervistatore e confessionale, diciamo, un'intervista posata del talent di turno. Però poi, ora così su due piedi, non mi viene in mente, cioè, non mi viene in mente un documentario che si base alla sua ossatura su sei persone che parlano contemporaneamente. Cioè, una tavola rotonda, alla fine non è che hai stracciato la scaletta, però cioè, non puoi scriptare una cosa del genere. Sono sei persone che stanno parlando e a un certo punto c'è quello che non ti ha raccontato l'aneddoto ma esce lì e quindi le reazioni delle altre cinque persone sono diverse. E quella parte lì secondo me è molto molto bella e molto autentica ed è quello che dicevamo all'inizio, lo rende molto umano, nel senso che molti dei documentari sportivi o dei racconti sportivi che ci sono adesso per forza di cose, ma secondo me tra l'altro stiamo arrivando un po' all'esaurimento di questa cosa qui, si basano sullo storytelling e l'esasperazione anche quasi dello storytelling, perché appunto devi trovare una storia da raccontare. Spero che gli amici di Netflix non si offendano, penso a quello di Luis Figo, è una storia molto molto bella, però è un'ora e mezza su un fatto storico molto corto e intorno quindi ci sono delle narrazioni, ovviamente lì ti basi su l'exploit del singolo, che quindi c'è il procuratore che ha una parlantina fantastica, quello ti tiene incollato, però questa roba qui è un'altra cosa, è completamente un'altra cosa. E questo è merito anche del nostro amico dietro la camera. È merito di tutto il look visivo, se vogliamo tutto dire così. Possiamo chiamare il primo ospite di Lacci? Sì, chiamiamolo. Lo chiamo io. Lo chiami tu. Lo chiamo su WhatsApp, come faccio di solito. Non mi chiamare su WhatsApp, che non ti funziona mai. Vabbè, allora chiamalo tu, perché io pago le telefonate. Cioè, non prendendo ancora soldi da feticci. No. Tommy, ti chiamo io. Ti prego, chiamami tu. Sì, sì. Bellissimo. Lancio un grido d'aiuto ai nostri ascoltatori. No, mi chiama Stone. Stone, chiamami davvero. L'ospite che chiama, sì, i conduttori. No. Vabbè, rispondiamo però. Ci sta? Stone, carissimo. Che fai? Guarda, sto registrando Lacci, un podcast di fetici. Ah, io non sono a casa, faccio un giro. Ah, ci sta. Voglio essere un giornalista super parte. Spasso il telefono a Federico. E penso di averti mai chiamato Federico, mai, in vita mia. Mai. E non lo farò mai più, per favore. E faccio iniziare lui con l'intervista. Anzi, visto il tema del documentario, un Milan vista. Qual è il documentario?
Bello. Scusa un secondo, ma ci voleva un attimo di silenzio dopo questa freddura di Tom, quindi... Non ho sentito. Ah, il Milan... Sì, purtroppo, purtroppo è quella lì, purtroppo è quella lì, andiamo avanti. Sì, sì, mi è piaciuta un sacco. Come deve stare questa camera, Mattia? Da me. Cos'è che è? Allora, perché abbiamo chiamato il nostro amico, fratello, nonché art director Stole Stoemenov? Perché anche Stole, come buona parte della cricca in questo studio, ha partecipato alla relazione, alla realizzazione. Tutti tranne uno. Già sta facendo la vittima all'inizio della puntata, ti prego, almeno tu non lo fomentare. Grazie, Fedici. Ti prego. Anche Stole ha partecipato alla realizzazione del documentario e lo ha vestito graficamente con delle meravigliose grafiche e con un trattamento che vorrei ci raccontassi. Posso, cioè, che indirizzo hai preso? Vuole intervenire quello che non ha partecipato alla realizzazione? No, voglio solo fare un piccolo backstage da fan proprio. Oh, le grafiche sono così belle che io ho passato tutta la prima che ero accanto a Stole a farli. Oh, che bomba, oh, che bomba. Tutto così, vorrei dire questa cosa proprio per super parte. L'ha fatto più per supporto psicologico. Abbiamo passato entrambi tutta la prima a guardare, però questa cosa potevamo farla meglio, questa cosa qua potevamo un attimo rindirizzarla. Con la tonalità di rosso non mi convince troppo sullo schermo del cinema, quindi non si è mai contenti fino alla fine, però è stato forte, è stato veramente forte. E il trattamento delle foto? Diverse persone mi hanno detto che gli è piaciuto molto come sono state trattate le fotografie con quella grana, con quella pasta che hai usato. La filigrana da gazzetta, diciamo, è un po' mimato quella grana che lasciano le stampanti, anche recenti in realtà, quella texture un po', un po' pixelata. E abbiamo avuto appunto mimare quella cosa lì. Ma tra l'altro, infatti, io di feedback vario non so veramente niente. Non, però mi fa piacere che l'abbiano chiesto. Qual è la tua foto? la tua foto preferita? Forse Ancelotti di profilo col fischietto in bocca. Ah. Non me la ricordo perfettamente. Quella di Tom la so già. Vai. Così, no brainer. Tom è quella di Sedor. Quella di Sedor. Pazzesca! No, quella foto è senza senso. Io vorrei stamparmela in camera. No, è pazzesca. No, una grandissima selezione, che vabbè, la selezione comunque è tutta tua, Fede, estate. Io semplicemente il periodo, quei tre giorni che ho potuto fare al mare, l'ho passata a fare post-produzione di immagini, ancora prima di finire locandina. Una bella vacanza. Sai cosa è divertente? Che io ti sento qua al telefono, e saresti il nostro ospite, però sento anche la tua voce nell'altra stanza. Quindi non so se sto parlando con te al telefono o con te dal vivo. Sì, tra l'altro, scusami se ti interrompo, ma Stole ha i minuti contati proprio della SIM, quindi a un certo punto, visto che la chiamata è sua, dovremmo salutarlo. Ah, ok, va bene. Ho chiuso tutte le porte che potevo. Dopo questa fantastica ospitata di Lacci... Che sogno. Questo è come... Io vorrei... Vorranno... Un'altra Stole, scusa. Sarà la gara per venire qui. Possiamo fare brainstorming in diretta? Stole, io qua vorrei il numero verde nel sottopancia e proprio tipo in sovrappressione che lampeggia e niente, il tuo bel nome, Stole Stoll. Ma è lui o non è lui? Ma certo che è lui. Metto giù io. Attacca tu. No, attacca tu. Va bene. Hai visto? Cioè, mezzi tecnologici. Non verrà mai nessuno ospite qui da noi. No, quando volete, ragazzi, come sempre dovete chiamarmi voi, perché io non ho i minuti. No, scrivete un DM su Instagram e vi mando il mio numero e ci sentiamo. Quante persone sono rimaste, secondo te, a non avere i minuti nel loro piano tarifario? Non lo so. Non lo so, io non sentivo questa cosa da almeno 10 anni. Io almeno. Pensa che vado a farmi mandare ancora le summer card, tipo 100 sms gratuiti per l'estate. Chiudiamo la prima puntata con... il mio momento preferito. Ti ho visto mega tuo agio con i quiz, voglio farti andare dall'altra parte, ok? Quindi, ci chiamiamo Feticci, ho trovato un feticcio. Dove l'ho trovato? Nelle quattro rose con cui Ancelotti ha vinto la Champions da allenatore. Se ti voglio fermare solo un secondo, questo quiz non si realizzerà mai. Cioè, noi stiamo parlando di feticci come se i nostri ascoltatori sapessero cos'è feticci, ma in realtà... Hai spiegato Lacci, spiega tu cosa vuol dire feticci. Cos'è feticci? Feticci è la nostra newsletter in cui raccontiamo piccole grandi ossessioni sul calcio, tutto ciò che ci appassiona, che può avere motivi futili o comunque importanti per noi. E siamo online da un anno, da un paio di settimane, abbiamo compiuto il nostro 29 settembre, quindi oltre ad ascoltare Lacci, iscrivetevi alla newsletter. Visto che Federico sta prendendo tempo perché ha paura probabilmente di questo quiz, arriviamo così. Ti ho visto a tuo agio con il quiz e quindi ho trovato un feticcio. Dove l'ho trovato questo feticcio? Nelle quattro rose con cui Ancelotti ha vinto la Champions da allenatore.
qual è la regola di questo quiz? Io ho in testa questo nome di un calciatore. Tu hai 6 domande per indovinarlo. Perché 6 domande? Le 6 domande derivano dal fatto che Gagliani ci tiene a specificarlo nel documentario. Ancelotti non ha vinto solo 4 Champions da allenatore, ma anche 2 da calciatore. Ogni 2 domande... Ho già il mal di testa. Ogni 2 domande è facilissimo. Se tu non interrompessi questa roba sarebbe facilissima. Ogni 2 domande ti darò un indizio. Ok. Ok? Quindi ho 3 indizi. Ma tu alle domande rispondi, puoi rispondere solo sì o no, o puoi argomentare? Posso argomentare, però è a mia discrezione quanto argomento o quanto non argomento. Puoi andare con la prima domanda. Allora, partiamo da Real Madrid o Milan. Real. Real Madrid. Real Madrid dell'ultima edizione della Champions League? No. Ti vuoi questo indizio? Te l'avevo promesso, sapevo che le prime domande sarebbero facili. Sarebbero state facili, secondo me le indovini già adesso. È stato paragonato a Robben. È stato paragonato a Robben. Vabbè, quindi siamo nel 2014, giusto? Siamo nella prima Champions vinta da Ancelotti. Però scusami, se tu ti presenti con un quiz, sì? E non sai neanche l'anno. Io non ho i problemi, ho problemi, cioè, con i numeri, non l'ultima che ha vinto. È il 2014, la decima, tra l'altro, non la una a caso. La decima. Ok. Il 2014 è stato soprannominato... No, è stato paragonato a Robben. È stato paragonato a Robben. Vuoi dire che ho sbagliato anche questa volta? Non ho sbagliato. Sì, sì, ho sbagliato sicuro. Vabbè, sicuramente non è Bale perché sarebbe troppo banale, e poi perché Bale di certo non può essere paragonato a qualcun altro. Certo. Sono giocatori esterni destri che giocano a piede invertito, tutti mancini del 2014. Ma non provare a indovinare, prova con le domande. No, aspetta, fammi la parte di ragionamento, ci può essere o... Sì, no, per carità. Okay. Un giocatore europeo o no? Europeo. Europeo. Ok, spagnolo? No. Ti do il secondo, 4 domande e ti do il secondo indizio. Si è ritirato dal calcio per 516 giorni, poi è tornato a giocare per una sola stagione. Ha segnato un gol importante in un'occasione importante? Non in questa Champions, non direi no. È un giocatore... Aspetta, sono là. Alla quinta domanda. Alla quinta domanda. Se vuoi, prima della tua stessa domanda ti do l'ultimo indizio. Vai. Della sua vita post-calcio dice... Questa la devo leggere. Posso leggerla guardando in camera. È tipo una poesia. La vita in mare non è una vergogna, come credono molte persone. È un lavoro come un altro. E non solo. Il mare è bello e ne abbiamo bisogno. Le persone che amano il mare e vogliono viverlo devono seguire i loro sogni. È un lavoro adatto anche alle nuove generazioni. Mio padre aveva una barca, la usava per pescare e da piccolo andavo sempre con lui. La mia vita è il mare, era il mare, e il mare è la pesca. Ok, quindi quando si è ritirato per quei 516 giorni è andato per mare. Sì, e ora è ritirato e di nuovo... E di nuovo, però in quel lasso, sì, di, sì, tempo, sì, è andato per mare. Sono uscite anche delle foto. Questa non la conta come domanda, sì, l'ultima domanda. Non ce l'ho proprio, non ce l'ho proprio. Guarda, ti dico quest'ultimo altro indizio. Vabbè, però è... Va bene. C'erano delle regole, rispettiamo. Ti faccio quest'ultima domanda che tanto non ha senso perché sono proprio perso. È stato un giocatore... Che poteva essere conosciuto da un pubblico anche medio e non appassionatissimo di calcio? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Cioè, non ha questa carriera da solo top team. Cioè, ovviamente il Real è il suo apice. E secondo me non ci sono... Cioè, c'è un'altra squadra molto famosa in cui ha giocato. Però secondo me è un giocatore che fa parte di una generazione di giocatori di una determinata nazione che, per cui è riconoscibile. I Wikipedia sono pazzesche perché... Tu lo conosci, Matti? Dai, è famoso. Matti, tu lo conosci? Sì. C'è anche una gag, se posso dare un indizio? Puoi dare un indizio. Gag di un'intervista di Cristiano Ronaldo in cui corregge l'intervistatore in merito alla pronuncia. Strepitosa, tra l'altro, l'intervista. Ti do l'ultimo indizio, potrebbe aver avuto i capelli come Mattia per un periodo della sua vita. Sì. Come Matti, quindi stilati. Era proprio le troppe. Vai. Fabio Contrao. Sì. Grande! Bella, concentrato. Concentrato? Eh sì, esatto, concentrato. Che si dice concentrato? Che grande. No, non mi ricordavo, quella gag, il capello stirato mi ha aiutato. Sapevo che ti avrebbe aiutato. Però bello. Ma chi è che aveva soprannominato il nuovo? Infatti quella l'ho scelta perché è pazzesca. Descrizione tecnica è... è un esterno, è stato paragonato a Robert, poi in carriera ha giocato anche da terzino. E io ho pensato, vabbè, questa gliela mette la più infame. Sono così. Va bene, quindi... L'ho superato. Prossima tocca a me, giusto? Sì. Ok.
Va bene, siamo ai saluti? Siamo ai saluti, che triste. Che triste, è già finita questa prima puntata di Lacci. È arrivato nel frattempo. Ciao Stole. Niente, dai, ci rivediamo alla prossima puntata, che non diamoci una scadenza. Le scadenze sono orrende. Ci rivediamo. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Quindi volevo sapere qual è il vostro feticcio del calcio, qualunque cosa. Io ho tutte le smemoranda di quando andavo alle medie e al liceo con i disegnini di ogni gol della domenica di campionato, scegliendo i più belli. Mi è venuto in mente. E ho ritrovato a casa di mia mamma il primo tesserino, non da giocatore, ma il tesserino che da membro del settore giovanile del Cesena, quando avevo 13 anni, ti veniva dato per entrare allo stadio. Quell'anno il Cesena faceva la Serie A, io avevo capito come fosse un mini abbonamento, e quello lì c'era la mia faccina, tutto timbrato. Ti è piaciuto, Marco? Bello. Sì, c'erano tutte le partite, queste erano tutte le partite, queste qua, vedi? I timbri. Ah, 90-91. I timbri che ti permettevano di andare a... Infortunato tra l'ottava e la sedicesima. C'è una festa, sì.